Ieri stavo in treno e venivo da Firenze e allora quando il treno arriva dall'Erona io percepisco una fibrillazione, insomma una tensione in tutto il corpo e guardo. Solo che quando tu vieni da nord vedi la Torre del Moro, vedi diciamo la torre della caserma Piave, ma il Duomo non lo vedi. Allora ieri che ero così ansiosa di arrivare, guardavo e dico, Dio, il Duomo non c'è più. E invece il Duomo c'è, no? Perché i monumenti parlano da soli, ma tu devi anche raccontarli. E quindi vedere questa Cappella del Signorelli che c'è, no? C'è l'ingresso scaglionato, perché chiaramente la presenza dei corpi, del respiro, dei corpi, del sudore fa male agli affreschi. Questa cosa mi ha dato sempre una gran pena, nel senso che a parte che quando tu ti infili là dentro, a meno che non abbia un binocolo, non vedi i dettagli degli affreschi. Hai come questa immagine così un po' grossolana, invece appunto le opere andrebbero prima studiate, viste attraverso il digitale, adesso c'è anche il tridimensionale per cui tu puoi addirittura trovartici dentro. Qualche anno fa venne fatto un restauro dell'abside del Duomo, che ci sono queste quattro grandi figure e c'era l'impalcatura, ma penso che è una cosa che è successa 25 anni fa. E io mi sono arrampicata su questa impalcatura, poi arrivata in cima c'avevo le vertigini e non andavo né su né giù. Però la cosa che ho potuto vedere lì nell'abside è che in realtà, e questo vale anche per la Cappella del Signorelli, le figure che sono dipinte nelle volte sono come deformate, cioè affinché tu dal pavimento riesca a vederle con un'armonia, quelle che sono state dipinte su queste superfici convesse, no? Su questi, sono assolutamente gli sgorbi informi. E secondo me Orvieto è un po' come un transatlantico, è come una nave. E la psicologia di chi ci vive è quella della nave. Infatti gli orvietani sono un po' ombrosi, lì per lì non danno confidenza. A me questo non disturba perché io qui sono nata, per cui partecipo anch'io di questo modo di essere, che probabilmente non può essere diversamente. Ancora quando ero bambina, piccola, mi ricordo che alla fine del corso Cavour c'era il falegname Arduino, ma io ero piccolissima, quindi una roba proprio anni 60, e Arduino aveva un babbuino. Quindi c'era questa cosa incredibile che tu alla fine del corso vedevi il laboratorio del falegname con il babbuino legato con una catenella. È una cosa bellissima. Nella zona di Sant'Angelo c'era un signore che aveva un agnello domestico che lo passeggiava tipo un cagnolino, però io l'agnello questo non l'ho visto mai. Molte volte nella vita è molto difficile avere dei rapporti semplici e sinceri con i nostri simili, perché ci sono storie alle spalle, incomprensioni. E allora questi animaletti, che sia la scimmietta, che sia il cagnolino, che sia l'agnello, diventano un tramite di uno scambio, di un flusso di affetto che secondo me restituisce alla gente molta della dignità che in altri comportamenti perde. Quindi io penso che chi ama gli animali ama anche il suo prossimo, e viceversa chi non ama gli animali non ama neanche se stesso.